paziente giovane, afflitto da molte patologie, è venuto ieri nel tardo pomeriggio per una sindrome respiratoria. Questo caso poi è evoluto abbastanza rapidamente perché si è evidenziata una polmonite di origine virale e data la rapidità dell'evoluzione, il quadro clinico e radiologico, abbiamo voluto anche escludere che non fosse un caso di coronavirus. Alla fine degli accertamenti, il caso posso dire che assolutamente è stato escluso, quindi non è un paziente affetto con coronavirus, però con una grave polmonite, per cui il paziente a tutt'oggi è intubato ed è in terapia intensiva. La possibilità di un coronavirus comunque è estremamente bassa, cioè un'infezione del coronavirus in regione è comunque bassa, gira l'influenza stagionale, e questa influenza stagionale è quella che determina, soprattutto i soggetti con multiple patologie, determina poi i quadri più gravi. Quindi questi sono in realtà i pazienti che ci impegnano. Certamente noi dobbiamo anche dare una risposta a quella che è una legittima preoccupazione, cioè di incontrare a ammalarsi di coronavirus, e grazie al cielo comunque ci siamo organizzati, non solo l'azienda sanitaria, ma anche la protezione civile e lo stesso comune, ci siamo coalizzati per dare una risposta ottimale ai nostri residenti.